Francisco Pizarro è il conquistador. All'inizio del Cinquecento, uno spagnolo, un avventuriero dal carattere deciso e scaltro, sbarca nelle isole di fronte al Perù. È soltanto il primo passo verso la conquista di un paese e lo sterminio del suo popolo. Il suo nome è Francisco Pizarro. L'immenso Perù è finalmente ai suoi piedi. Conquistato con le guerre e con gli inganni, domato spesso nel sangue. Ai piedi di Francisco Pizarro, el conquistador, che a 63 anni è uno degli uomini più facoltosi del mondo. Si sente al sicuro nel suo palazzo in Plaza de las Armas, a Lima, la capitale che egli stesso ha voluto edificare. Ma sa, come tutti i potenti, che qualcuno sta tramando alle sue spalle. In particolare, Pizarro teme Diego de Almagro, figlio di quel Diego, suo vecchio amico e socio, di cui si è brutalmente sbarazzato. Già qualcuno, nella forca esposta in piazza, ha appeso una corda col nome di Francisco Pizarro. Un chiaro avvertimento lanciato dagli uomini di Diego, che ha giurato di vendicare la memoria del padre, conquistatore del Cile. La domenica mattina del 26 giugno 1541, Pizarro vorrebbe andare a messa, ma un prete lo mette in guardia. I cileni, come in modo dispregiativo vengono chiamati i seguaci di Diego de Almagro, stanno organizzando un complotto. Me l'hanno detto in confessione, Marchese Pizarro. I congiurati vi aspettano all'uscita della chiesa. Ne terrò conto, padre. Ma non sarà che aspirate a un vescovado? È l'ironia sprezzante di chi si sente invincibile. Ma a messa non ci va. Pizarro, marchese e sovrano della Nuova Castiglia, resta tranquillo nel suo immenso palazzo. Ha ospiti a pranzo il fratellastro Francisco Martín, un giudice, il vescovo di Quito. Sono ancora seduti a tavola quando dai corridoi arrivano grida scomposte. Viva il re! I cileni vengono a uccidere il marchese! Viva il re! I congiurati, che sono 18, assaltano la residenza del governatore senza incontrare ostacoli. Anche il portone è stranamente aperto. Hanno forse l'appoggio di uno o più traditori. Gli invitati riescono a fuggire attraverso il giardino. Pizarro e il fratello rimangono invece stoicamente al loro posto, pronti a vendere cara la pelle, ma gli almagristi sono belve accecate dall'odio. Come accade a chi comprende che si sta avvicinando l'ora della morte, Pizarro ripensa a quanto lo ha condotto fin lì. Davanti ai suoi occhi scorrono le immagini delle battaglie, delle conquiste, dei massacri e di quel sogno chiamato Eldorado. Ma torniamo indietro di 20 anni. È il 1522, quando Pizarro, l'uomo che sarà per sempre ricordato come il predatore dell'impero Inca, parla con un suo amico delle meraviglie che sarebbero nascoste in Sud America. Pizarro, da quando Pascual Gannagoia è tornato dai mari del sud, non si parla d'altro. Voi vi riferite al paese di cui si favoleggia al di là dell'altro mare? Proprio quello. De Andagoia è tornato qui a Panama mezzo paralizzato, ma interamente savio. E ha giurato che a sud c'è un paese, il Perù, dove ci sono strani animali che gli indigeni chiamano lama e dove le strade sono lastricate di metallo prezioso. Il paese dell'oro. Sì, Pizarro. Eldorado. Nominato alcalde di Panama, Francisco Pizarro avrebbe molti buoni motivi per restarsene tranquillo sulla sua poltrona di primo cittadino. Ha 44 anni. Per quell'epoca è già vicino alla vecchiaia. Dopo un'adolescenza trascorsa nella regione spagnola dell'Estremadura a far da guardiano ai porci, poco più che ventenne, Francisco si era imbarcato per le isole caraibiche e la sua vita si era trasformata in un'avventura intensa, vissuta al fianco di un uomo straordinario come Vasco de Balboa, lo scopritore del Pacifico. Pizarro potrebbe goderne i frutti. È proprietario di diverse aziende che rendono ottimi utili ed è il sindaco di Panama. Ma egli è ora pronto a sfidare di nuovo la sorte, a rimettersi in viaggio,
spinto dal suo animo inquieto e da una nuova febbre che brucia in lui, la febbre dell'oro. Per realizzare il sogno di scoprire il mitico Eldorado, Francisco Pizarro cerca soci d'avventura e ne trova due, Diego de Almagro ed Hernando de Luque. Il primo è un soldato esuberante e coraggioso, il secondo un religioso lungimirante e prudente. Un mix perfetto per dare slancio all'impresa del Levante. La società ha tre obiettivi: estendere i confini della corona spagnola, trovare il passaggio che collega l'Atlantico con il Pacifico e conseguire la ricchezza personale. Anche il governatore, l'insaziabile Davila, si mostra interessato a quell'impresa. Senza cacciare un soldo, entra a far parte della società con un solo compito: convincere De Andagoia a cedere la licenza di viaggio in quelle terre lontane. Il 14 novembre 1524 tutto è pronto per la spedizione verso il sud-est. Pizarro è al comando di 112 uomini su due barconi e un brigantino, il Santiago. Ci sono anche guide e interpreti indios. L'ottimismo è un vento potente che gonfia le vele. La navigazione, però, si rivela subito complicata. Comandante, i venti ci sono contrari, fortissimi, freddi. Non possiamo continuare in queste condizioni. Non è questo il momento di fermarsi. Anche il cibo scarseggia, comandante. Navighiamo ormai da 10 giorni in queste condizioni. Eh sia. Ci fermeremo appena un luogo si adatterà allo sbarco. La baia accogliente spunta all'improvviso. Pizarro sbarca con i suoi uomini, ma quel luogo si rivela invece selvaggio ed inospitale. Il capitano dell'Estremadura, che non ha un carattere forgiato per la resa, decide di mandare parte dell'equipaggio sul brigantino Santiago a cercare rifornimento di viveri nelle isole delle Perle. Lui, nel frattempo, rimane sull'isola con l'altra metà degli uomini. Pizarro dà forza ai suoi compagni d'avventura, sopportando stoicamente le privazioni, rimediando cibo, promuovendo esplorazioni. Insieme scoprono un piccolo villaggio dove gli indigeni indossano vistosi monili d'oro. Ma in quel momento non è la fame di oggetti preziosi a prevalere, è la fame vera, di cibo, che sta crescendo in tutti a dismisura. Sono costretti a mangiare bacche di palma, erbe selvatiche, cuoio conciato. Cominciano i malori, poi anche i decessi. Quando, 2 mesi dopo, si riaffaccia all'orizzonte la sagoma del Santiago che porta vettovaglie e rinforzi, sono già morti 27 uomini. Il viaggio ricomincia. Ricominciano le difficoltà. Una prima sosta porta a una scoperta agghiacciante. In un villaggio trovano pezzi di carne umana vicino al fuoco. C'è il rischio di essere mangiati dai cannibali. In un altro luogo, apparentemente deserto, vengono invece attaccati all'alba dagli indigeni, investiti da una pioggia di frecce. Tra i feriti c'è anche Pizarro. La prima spedizione, tra imprevisti e travagli, dura 9 mesi e il bilancio è tragico. Poco l'oro trovato, 130 gli uomini perduti. Ripartirà soltanto nel settembre del 1526, con 2 navi e 160 uomini. Un primo assalto a un piccolo villaggio indigeno vicino alla foce del fiume San Juan, sulla costa colombiana del Pacifico, trasforma la speranza in una eccitante certezza. Gli abitanti consegnano numerosi oggetti d'oro massiccio e confermano che a sud si trova oro in quantità enormi. Ma le difficoltà si rivelano anche questa volta insormontabili e Pizarro si convince che servono altri rinforzi. Tocca ancora a De Almagro tornare a Panama per convincere il nuovo governatore a rifinanziare la spedizione. Ma Pedro de los Ríos è inflessibile quanto e più del suo predecessore. La missione va subito fermata. E, al comando di Juan Tafur, manda 2 vascelli per recuperare Pizarro e gli altri superstiti.
Francisco non si arrende, raduna i suoi uomini e con la punta della spada traccia una linea sulla sabbia. Di qui si va a Panama per restare poveri. Di là, in Perù, per diventare ricchi. 13 uomini decidono di restare al suo fianco. Gli altri, 80, invece tornano indietro con Tafur, che lascia Francisco sull'isola senza nemmeno una scialuppa. Tutto è perduto, o almeno così sembra. Fino a quando, nel gennaio del 1528, grazie al socio De Luque, arriva una nuova nave con pochi uomini e molte vettovaglie. Pizarro si rimette in viaggio fino a giungere nel golfo di Guayaquil, da dove si scorge la città di Tumbes. Il futuro conquistador fa salire a bordo qualche indigeno per assicurare che le sue intenzioni sono amichevoli. Il cacicco del luogo, il capo degli indigeni, omaggia la spedizione spagnola con cibi e animali mai visti prima. Sono i lama, proprio quegli animali di cui aveva parlato De Andagoia. Pizarro ha un brivido. No, non ci sono più dubbi. Ormai è vicino a quello che gli indigeni chiamano l'impero Inca. L'Eldorado è lì che luccica, a un passo da Francisco. La missione è solo conoscitiva. È consapevole di non avere a disposizione un esercito, ma un manipolo di uomini mal ridotti. Grazie all'aiuto di un interprete, Francisco si informa sulla storia e le tradizioni di quel popolo. Perché si fanno chiamare Inca? Cosa vuol dire? Viene da Inti, che significa sole, e Anchi, che vuol dire discendenti. Sono i figli del sole, l'unico loro dio. E chi li governa? Il re Huayna Capac è morto da pochi mesi, e l'impero è stato diviso in due regni, ciascuno governato da un figlio di Capac. Al nord regna Atahualpa, sovrano di Quito. A sud, Huáscar, sovrano di Cusco. Il 3 maggio del 1528, Pizarro ritorna a Panama. Porta con sé una discreta quantità di oro, tessuti, manifatture e i lama. Ma il governatore continua a non essere convinto della bontà dell'impresa e nega ogni appoggio per l'organizzazione di una terza spedizione. Pizarro ne parla con uno dei suoi soci, Hernando De Luque. Padre Hernando, sembra che nulla possa convincere il governatore. Voi, più di chiunque altro, sapete quanto io invece creda in questa missione. L'Eldorado è a un passo, ne sono convinto. Pizarro, ma non capite che non è più il governatore l'uomo che può cambiare il corso del destino? E chi mai può mutarlo? Pizarro, voi dovete rivolgervi direttamente all'imperatore di Spagna, il nostro re. A Carlo V? Proprio a lui. Portate con voi le carte dei mari del sud, i tessuti, i vasi, i gioielli. Portategli in dono queste stranissime bestie, creature di Dio. E soprattutto, non dimenticate qui a Panama la vostra tenacia, la vostra determinazione. Ma io manco dalla Spagna da 20 anni. E forse voi mancate alla Spagna. Partite, Pizarro, e tornate con due benedizioni, quella del Signore e quella dell'Imperatore. Pizarro parte, e l'incontro con Carlo V a Siviglia si rivela davvero fruttuoso. Nella Capitulación del 26 luglio 1529, Francisco ottiene dall'imperatore il titolo di governatore e di capitano generale della Nuova Castiglia, una pensione annua di 1000 ducati e diversi privilegi. Viene finanziata una nuova spedizione. Ma quando ritorna a casa, è inevitabile lo scontro con Diego de Almagro. Dovresti gioire, Diego! Non capisco il tuo risentimento. Gioire dei privilegi che il re ha concesso a te solo? Abbiamo ottenuto quello che volevamo, l'appoggio di una nuova spedizione. Invece hai pensato soltanto ai tuoi interessi, e i favori sono quelli che stai elargendo tu al manipolo dei tuoi fratellastri che hai rastrellato a piene mani nell'Estremadura. Non ti consento di parlare così dei miei fratelli. E io non consento loro di credersi i padroni di questo regno che abbiamo edificato insieme.
È l'inizio di un conflitto che sarà sempre più aspro. Il 13 dicembre 1530, il neo governatore della Nuova Castiglia parte per la terza spedizione con l'obiettivo di tornare a Tumbes, che però ritrova semideserta a causa della guerra civile. Pizarro approfitta di quella spedizione per fondare, nell'agosto del 1532, il primo centro abitato spagnolo in Perù, San Miguel. Da lì partirà per conquistare le altre città. La prima è Cajamarca, 300 chilometri più a sud, dove si trova accampato il sovrano di Quito, Atahualpa, angosciato da strani presagi. Un suo soldato corre da lui per avvertirlo dell'arrivo di un gruppo di uomini. Un gruppo di bianchi è appena entrato nel regno del sole, re Atahualpa. Uomini bianchi, dite? Sì, saranno 50 e si lasciano trasportare da animali sconosciuti. Si sta avverando l'antica profezia. Quale profezia, re Atahualpa? Quella del vecchio imperatore Ripac. Dopo 11 regni, arriveranno qui alcuni uomini bianchi, i Viracocha, e sarà la fine dell'impero dei figli del sole. E mio padre, l'imperatore Huayna Capac, è stato l'undicesimo re della dinastia. Avanzando sotto un diluvio, Pizarro giunge a Cajamarca, ma la città è deserta. L'esercito si è acquartierato sopra la collina. Suggestionato dalla profezia, Atahualpa invia doni a Pizarro, che a sua volta lo invita in città per un banchetto preparato in suo onore. Il sovrano accetta. Il giorno dopo, lasciando gran parte delle sue guardie alle porte di Cajamarca, Atahualpa giunge nella grande piazza. Si ferma. Gli va incontro un frate domenicano, Vicente de Valverde, cappellano della truppa spagnola. Ha con sé una croce e un breviario. Grazie a un interprete, Felipillo, si rivolge al re Inca. Dovete sottomettervi alla legge di Cristo e all'autorità del re di Spagna. Vengo qui in pace e desidero essere amico del vostro imperatore. Ma sono un libero re nella mia terra. Non sono servo di nessuno. Voi vivete nell'errore, lontano dalla fede in Dio e da quel Cristo che è morto per tutti noi sulla croce. Se il vostro Dio è morto in croce, il mio è invece ben vivo. Guardatelo, è il sole. In nome di Cristo, vi ordino di prendere questo breviario. Leggete e giurate fedeltà a Dio e alla corona. Atahualpa lo lascia cadere a terra e padre Vincente si rivolge indignato a Pizarro. Costui bestemmia. Fin quando lascerete agire così questo cane che disprezza Dio? L'ignobile trappola preparata da Pizarro sta per scattare. Le poche guardie che Atahualpa ha portato con sé vengono travolte. Poi tocca ai guerrieri che attendevano fuori le mura della città. È uno scontro epico. 2000 indios vengono uccisi dai colpi delle colubrine e delle sciabolate. Pizarro grida ai suoi uomini. Non toccate il re! Non lo toccate! Dopo averlo ingannato, Francisco infatti decide di salvare la vita ad Atahualpa. Ma il fine non è nobile. Avere in ostaggio il figlio del sole vuol dire assicurarsi la non belligeranza del suo popolo. La prigionia è comunque degna di un re. Atahualpa viene trattato con il massimo rispetto e a disposizione ha persino domestici e concubine. Un giorno, però, l'ex sovrano di Quito chiede di incontrare Pizarro. Ha una proposta da fargli. Re Atahualpa, mi hanno riferito che avevate urgenza di parlarmi. Dite dunque. Governatore Pizarro, io so che questa è la legge della guerra. O si conquista o si viene conquistati. Ma io ho una proposta che spero vogliate accettare. Vi prego, parlate. In cambio della mia libertà, vi offro tanto oro quanto è grande la stanza in cui mi tenete prigioniero. Impreparato a quella proposta, Pizarro ha un momento di smarrimento.
poi accetta. Da ogni parte dell'impero giungono quantità immense di oro. Per metterle insieme, a Cuzco viene smantellato persino il magnifico Tempio del Sole. Sarà il più grande bottino di guerra della storia. Pizarro deve solo decidere il giorno in cui ordinare la liberazione dell'illustre prigioniero. Invece, per la seconda volta, Francisco tradisce Atahualpa. Contro il re Inca viene istituito un processo farsa che si conclude con l'unica sentenza possibile: la condanna a morte. E a soli 32 anni, Atahualpa muore strangolato dalla garrota nella stessa piazza in cui cadde prigioniero. È il 24 giugno del 1533. Pochi mesi più tardi, l'esercito di Pizarro conquista anche Cuzco, la città governata da Huáscar Capac, fratello di Atahualpa. Il Tempio del Sole viene profanato e definitivamente spogliato di tutte le sue bellezze. Francisco, ex pastore e guardiano di porci, è ormai uno degli uomini più ricchi e potenti della terra. Fonda la Ciudad de los Reyes, l'attuale Lima, che diventa la capitale della Nuova Castiglia. Intanto però i contrasti tra lui e Diego de Almagro diventano sempre più aspri. La rottura è insanabile quando, nel 1537, Diego irrompe nella città di Cuzco e arresta il fratellastro di Francisco. Il marchese sceglie allora la strada della mediazione. Ho voluto incontrarti alla presenza del frate Francisco de Bobadilla per proporti un accordo. Quali vantaggi ricaverei da questo accordo? In cambio della liberazione di mio fratello Hernando, ti nominerò governatore di Cuzco. E tra noi, Diego, tornerà la pace, anche in ricordo della nostra antica amicizia. Ma quale amicizia? Hai sempre pensato a te solo, Francisco. Se hai deciso di rinnegarla, sigleremo allora il patto in nome di quell'antico sodalizio che così tanta fortuna ci ha portato. È l'ennesimo inganno di Pizarro, che una volta ottenuta la liberazione del fratellastro da Diego de Almagro, lo fa a sua volta imprigionare. Diego de Almagro viene condannato a morte al termine di un altro processo farsa e subito strangolato in carcere con la garrota. Il suo cadavere viene decapitato in piazza, un'immagine che il figlio, Diego Junior, non riuscirà mai a cancellare dalla mente. Torniamo adesso all'inizio della nostra storia, a quella domenica mattina del 26 giugno 1541. Diego de Almagro Junior è occhi negli occhi con l'assassino di suo padre. Dopo l'assalto al palazzo di Plaza de las Almas, che lui stesso ha guidato, è giunto al cospetto del conquistador. Francisco Pizarro sa che è giunto il momento dello scontro finale, ma colto di sorpresa non è riuscito ad indossare la corazza. Si batte con fierezza, ma il più giovane Diego lo colpisce non una, ma due, tre, fino a 17 volte. Pizarro, ferito gravemente alla gola, traccia per terra una croce col dito intriso del suo stesso sangue. E prima di morire, ha soltanto il tempo per dire: Gesù! Buon pomeriggio a tutti da Antonella Ferrera e un benvenuto a Corrado Ruggeri, che è il nostro ospite di oggi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Corrado Ruggeri è giornalista del Corriere della Sera, è scrittore e da un po' di tempo si occupa anche di televisione. La sua grande passione sono i viaggi e i suoi libri parlano proprio di alcune di queste esperienze vissute per lo più fuori dalle classiche rotte turistiche, quindi sono più vere ed intense. Almeno provano adesso. Dunque Ruggeri, veniamo alla nostra storia di oggi. Francisco Pizarro fu uno dei conquistadores europei che riuscirono con la forza a penetrare presso i popoli del Sud America e ad assoggettarli. E vi riuscirono per diversi motivi. Uno di questi, ad esempio, era una diversa concezione della guerra che avevano rispetto agli europei. Nel caso di Pizarro ci fu anche una crisi politica che agevolò questa conquista. Ed ebbe anche un certo peso il condizionamento di antiche leggende che annunziavano l'arrivo di uomini bianchi. E secondo lei, Ruggeri, i peruviani invece come raccontano, come vivono la loro conquista da parte dell'uomo bianco? Beh, loro la attribuiscono, e in fin dei conti credo abbiano anche ragione,
alla grande forza militare, perlomeno rispetto a quella che avevano loro, no? Quindi all'uso di alcune armi, al possesso di alcuni strumenti. Loro naturalmente rivendicano le loro straordinarie culture, insomma anche differenziate attraverso insomma i vari tipi di etnia, ma insomma ancora oggi naturalmente la conquista viene vissuta con un grandissimo dolore, anche perché la loro civiltà, la civiltà Inca, era una straordinaria civiltà di cui restano testimonianze, ma non soltanto in quello che si vede, cioè nei grandi monumenti, nelle grandi città che sono state costruite e che ancora resistono, sia pure con qualche scricchiolio, ma anche nella loro vita. Io credo che un episodio estremamente semplice, un esempio estremamente semplice valga la pena di essere raccontato, e cioè loro in Perù convivono, come accade in molte altre parti, due mondi, cioè l'oggi e tutto quello che era ieri. Allora, quando c'è qualcuno che sta male, non si riesce a capire cosa ha, che malattia ha. Quando una lastra non è sufficiente a indagare nel corpo, allora loro ricorrono a un antico strumento, cioè quello di una cavia, cioè questo topo praticamente, che loro mettono sul corpo di chi sta male, e la mattina dopo lo uccidono perché la cavia, attraverso il passaggio delle ore di una notte, riesce a incorporare la malattia. Quindi fanno una specie di autopsia, capiscono qual è la parte del corpo malata e così curano l'uomo che è malato. Allora, può sembrare così un rito ancora tribale, può sembrare una roba selvaggia, non lo è, per loro funziona, è la cultura che si tramanda attraverso il correre dei secoli, e credo che sia interessante. L'impero Inca, che è all'origine di questo popolo, adorava il Dio Sole, che era il creatore e ordinatore del mondo, ma i templi che ad esso furono dedicati non furono tantissimi, ma soprattutto venivano costruiti, edificati in luoghi privilegiati. Ecco, dove erano e che cosa è rimasto di questi templi? Ma innanzitutto forse vale la pena fare una distinzione, cioè tra quello che gli Inca sono stati rispetto ai Maya e agli Aztechi, ad esempio. Cioè gli Inca hanno avuto delle architetture meno ardite, meno eleganti, forse un pochino più massicce, concepite forse tutto come città e strumenti di difesa, oltre che come luoghi per lo svolgimento di riti sacri o di adorazione del Dio Sole. La città più famosa, uno dei luoghi più famosi al mondo, è naturalmente Machu Picchu, che è una città straordinaria dove insomma ogni anno credo vadano milioni e milioni di visitatori. Questo è poi uno delle ragioni di preoccupazione, no? Come sempre, l'uso di certi siti e la frequenza con cui i visitatori vi vanno, la massa che va, insomma, può creare dei problemi. Tant'è che si dice appunto di uno smottamento della collina che piano piano dovrebbe scendere, ma insomma Machu Picchu è lì da diverso tempo e ancora, almeno per il momento, resiste. È una città considerata sacra, sulla cui origine non ci sono ancora parole definitive. Sicuramente è un luogo straordinario da vedere, anche il semplice proprio, come dire, rapporto estetico è molto bello. È una città però che conserva ancora una magia, sia nel luogo sia per quello che possiamo dire ancora si svolge, nel senso che a me preme sempre vedere come i luoghi del passato poi riescano ad avere una proiezione nell'oggi, e Machu Picchu ce l'ha. Machu Picchu è un luogo dove si ritiene scaturisca una grande energia dalla terra, dall'interno della terra, dove ci sono dei punti con una grande forza magnetica, e quindi ancora oggi è il luogo di peregrinazione, potremmo dire, di quelli che sono così i seguaci della New Age, e che in Perù si ritrovano non soltanto lì. Lei mi ha raccontato di aver avuto un'esperienza particolare proprio a Machu Picchu, con uno sciamano, se non sbaglio. Sì, tra Machu Picchu e il Cuzco era appunto la capitale di questo impero Inca. Lo dicevamo prima, la vita di oggi ha ancora qualche ritmo di ieri, e lo sciamano appartiene proprio a questa tradizione. Allora, come noi leggiamo le carte o leggiamo i fondi del caffè, ecco, loro leggono le foglie di coca.
e lo leggono affidandosi a questi interpreti particolari, a questi sciamani. Lui si chiamava Vasilio e riceveva un po' quando gli pareva, insomma non era facile trovarlo perché non c'è un appuntamento da seguire. Comunque si va da lui offrendo qualcosa, in genere dell'alcol o delle cose da mangiare, e portando le foglie di coca che lui interpreta poi. La lettura è curiosa perché ancora una volta si mescolano religione cattolica e culti antichi, per cui lui ha tutto un rituale di preparazione e poi interpreta le cose. Ora, se io posso scendere nel personale, personalmente non credo moltissimo, no, a chi predice il futuro, però nello stesso tempo ho una forma di timoroso rispetto, per cui evitai di chiedere direttamente per me. A quei tempi era ancora viva mia madre. E io chiesi di fare una lettura, diciamo, per mia madre, che era un po' anzianotta, con qualche acciacco. E lui non ebbe un'esitazione nemmeno per un attimo e mi disse: non ti preoccupare, la gamba di tua madre tornerà a posto. Ora, avrebbe potuto dire la qualunque cosa, e mia madre aveva un problema a una gamba, un problema sciocco. Ma lui lo identificò. Ora, questo chiaramente non voglio dire mi spaventò, certo, ma insomma mi fece riflettere su quelli che sono i poteri reali di questa persona. Ecco, un altro luogo straordinario e magico, particolarmente preso di mira poi tra l'altro dai grandi conquistadores come Pizarro, fu Cusco, che era la città, la capitale e la città sacra per i peruviani. Ecco, il significato della parola praticamente è l'ombelico del mondo, per loro Cusco era al centro di tutto. Ecco, che cosa aveva di particolare, che cosa rappresenta oggi questa città per i peruviani? Beh, loro sono convinti che sia davvero l'ombelico del mondo, il centro del mondo, sono molto fieri di questa loro antica capitale, che resta una città molto bella, con una fiorente università, con una piazza bella, affascinante, con grandissime tradizioni, con dei dintorni suggestivi. C'è questo trainino che porta appunto a Machu Picchu, che è molto bello. Il Cusco è davvero il cuore del Perù, è l'essenza del Perù, lo vedi nelle strade, lo leggi sui volti della gente. È la città dove ci sono ancora delle fortezze intorno, l'Antaitambo, le strade che vanno poi nelle valli. Insomma, è un posto assolutamente da non perdere, è un luogo, è il luogo principe del Perù, il luogo dove forse, ecco, per chi magari fosse colto dalla voglia di andare, bisogna arrivare, siamo a 2300 metri, bisogna arrivare piano piano, nel senso che un errore sarebbe quello di arrivare nel Perù e visitare subito Cuzco, perché l'altitudine crea un po' di problemi che si affrontano e si risolvono facendo ricorso alla coca, ma non alla cocaina, facendo ricorso alle foglie di coca. Anche questa è una vecchia, antichissima tradizione e cultura del Perù. Si vedono ancora, soprattutto nel Cuzco, ma anche in altre parti, i contadini, gli operai, tutte le persone che lavorano, girare con questa palletta nella guancia che masticano le foglie di coca. La fortezza di Cusco è sicuramente la più superba opera costruita durante l'impero Inca, e le pietre che la costituiscono sono di tale grandezza che, come un po' è accaduto per le piramidi egizie, ci si domanda ancora come abbiano fatto a portarle fin lassù. Che cosa si racconta? Ma sa, questo è il dubbio che coglie sempre per qualunque epoca, in qualunque latitudine, quando ci si trova di fronte a opere così mastodontiche, così maestose, eccetera. Probabilmente sono sempre stati uomini in condizioni di schiavitù, di sudditanza, sono sempre stati gli uomini che poi hanno costruito queste cose, con l'aiuto magari di animali, con l'aiuto di sistemi di trazione particolari. Certo, la fortezza del Cusco è veramente gigantesca. Ancora oggi viene usata come sfondo, come teatro di una serie di festeggiamenti che si svolgono ogni anno e che sono coloratissimi, splendidi, con costumi ancora antichi. Insomma, uno di quegli appuntamenti in cui la civiltà di un tempo sembra davvero rivivere. Ecco, un altro mistero sono le strisce di Nazca, che sono quei giganteschi disegni nel deserto che si possono vedere soltanto a
300 metri d'altezza, soltanto dall'alto. Ecco, ci sono molte ipotesi sulle loro origini. Quali? Ma tante, che siano stati dei segnali lanciati agli UFO. Ecco, questo è un altro capitolo di cui vale la pena di parlare. Comunque, rimanendo alle strisce di Nazca, che siano state una calendarizzazione, già questo, che siano stati dei disegni ornamentali. È uno dei tanti misteri di fronte al quale poi si fa fatica, no, a trovare davvero una chiave precisa di lettura. Certo è che le strisce sono appunto anche questa un'attrazione che si vede generalmente dall'alto, dagli aerei. Certo è anche che adesso qualche sfaccendato, forse, no, che va a vederle da terra e ci corre sopra con le jeep o con altri mezzi di trasporto, rischia di trasformare queste strisce in qualcos'altro, in qualcosa che non erano, cioè di aggiungere dei segni che non appartengono appunto al disegno iniziale. Ma un altro mistero che forse non è così conosciuto, ma è legato a questa così, a questo apparentamento che c'è tra il Perù di oggi e gli UFO e i marziani, gli alieni, chiamiamoli. E cosa c'entrano i peruviani con gli UFO? C'entrano in questo senso, c'è un posto che è vicino a Puno. Puno è affacciata sul lago Titicaca e diciamo che nell'itinerario del Grande Perù, cioè nell'itinerario classico di chi va in Perù, è la tappa successiva al Cusco. Si prende un treno generalmente che ha una carrozza turistas che si arrampica lentamente fino a un passo famoso chiamato la Raia, a oltre 4.000 metri, e poi ridiscende di qualche centinaio di metri fino a Puno. Vicino a Puno c'è un luogo che si chiama Sillustani, dove ci sono delle ciompas, cioè dei monumenti funerari, e ci sono degli altipiani assolutamente desertici, dove si dice siano atterrati una serie di astronavi. Ma anche qui però c'è il passato che si collega al presente, cioè ci sono dei templi antichi, in particolare due, il Tempio del Sole e il Tempio della Luna, che vengono usati ancora oggi per una serie di cerimonie che fanno i cultori della New Age. Posso raccontare, se crede, un altro episodio personale. Io mi avvicino sempre con scetticismo, ma non con assoluta negazione o con una preconcetta posizione negativa, ma con scetticismo a questi fenomeni, l'abbiamo già detto. Allora lì c'è uno dei due tempi, adesso non ricordo se è quello del Sole o quello della Luna, entrambi sono ridotti semplicemente a dei perimetri di roccia, ma comunque dall'interno, dal centro di uno di questi due tempi, si dice sprigioni la forza della Terra, anche qui come a Machu Picchu, cioè venga fuori l'energia e venga fuori calore, per cui in genere si mettono le mani nel tentativo di sentire del calore. Provai, non sentii nulla, ero con mia moglie, che invece era convinta di sentire qualcosa. Allora, da bravo turista, feci le foto, poi il viaggio finì, tornammo, sviluppai le foto. Nel punto dal quale si diceva si dovesse sprigionare l'energia della Terra, comparve nella foto sviluppata una grande strisciata di arcobaleno. Non era alcun tipo di rifrazione, di angolazione particolare della macchina, era chissà cosa, forse davvero una strisciata di energia. Ecco, anche in queste piccole cose c'è un po' del fascino della magia del Perù. I peruviani di oggi come vivono questi misteri? I peruviani sono, io credo che si sfugga con difficoltà un'equazione Perù-Sud America, grande allegria, grande voglia di vivere. Sbagliata, sbagliatissima, perché i peruviani sono un popolo fondamentalmente triste. Non so se questa loro tristezza vada ricercata poi anche fra Pizarro e i suoi, no? Cioè se questa conquista, questo massacro, questa anche negazione poi della loro cultura abbia contribuito a modificare il loro atteggiamento nei confronti del mondo. Comunque oggi sono appunto molto tristi, sono un po' curvi nei confronti della vita, così come quando camminano, no, sulle montagne portando carichi sulle spalle. E vivono un pochino tristemente, hanno i loro bei costumi, i loro bei colori, hanno le foglie di coca che li aiutano a sopportare la fame e la fatica, però vivono
appunto in modo triste, certo tutt'altra cosa rispetto ai brasiliani o agli stessi argentini, sono diversi. Io continuerei molto volentieri questa chiacchierata, ma il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Corrado Ruggeri per essere stato qui con noi e saluto tutti i nostri ascoltatori e li ringrazio per aver scelto ancora una volta la nostra compagnia. Antonella Ferrera dunque vi dà appuntamento la prossima settimana, ricordandovi che ancora una volta il nostro appuntamento è anticipato di un'ora, quindi alle ore 15 anziché alle 16, naturalmente su Radio 3.